Quindi smettere di fumare è importante che lo fate, che lo associate magari con un momento per voi dove trovate poi un beneficio a tanti altri problemi che magari avete. Invece, delle volte le sigarette o le cattive abitudini sono solamente il blocco per il prossimo livello della vita che avrete. Girateci attorno, perché dietro di quei blocchi, dietro di quelle cose cattive, c'è poi il panorama bello che vedrete. Basta solamente capire che non state solamente mettendo impianti e denti, ma sta iniziando un momento nuovo del vostro fisico, perché poi la bocca è un riflesso dello stato anche di salute del corpo. E fate molta attenzione a questo. Noi abbiamo pazienti, mediamente 4-5 pazienti ogni anno muoiono da noi. Per quale motivo? C'è correlazione tra lo stato di salute, l'età del paziente e anche lo stato di salute? Cioè lo stato di salute della bocca è un fumatore magari di 20-30 anni quello. E sono pazienti dai 55 ai 70. L'età media della vita di un uomo è 84. Dipende se sei nata in Sardegna o sei nata al nord. Però se tu fai, io ho un algoritmo, no? Tu hai un'età media di 84 anni. Ok, fuma da 20 anni sigarette, fai meno 20. 64 anni. Mediamente ti ho detto che abbiamo dai 55, facciamo una media 64, 60, 70 più o meno. Ci sta nella legge dei numeri che durante quell'anno una piccola quota, no? Una buona, passa a miglior vita. Perché come ha perso i denti, ha perso anche anni di vita, maltrattandosi col fumo. Se invece inizia a smettere di fumare e non mette solo i denti, c'è più probabilità, tu mediamente per acquisire, dopo 20 anni di fumo, per acquisire, non mi ricordo, ora vi potrei dire una balla, però vi dico quello che mi ricordo di anni fa di lezione di anatomia patologica, era per 20 anni di fumo dovevi stare 4 anni senza fumare per avere un'attenuazione di quello che era praticamente la perdita di vita, di aspettativa, sì. Ma non è che riacquisisci il 100%, acquisisci l'80-90%. 20 anni di fumo sono tanti. 8 anni. Sempre che non sei già avanti con l'età. Smetti di fumare. Tanto. Sono tantissimi i nostri pazienti che fumano. Eh? Non è una. Molti dicono: puoi fare impianti dentali se fumi? Sì. Puoi fare tutto, anche il fumo è una controindicazione, cioè è una controindicazione nel tempo di guarigione. Quando sta guarendo la ferita, i tessuti che vengono irrorati dal sangue hanno meno ossigeno, sono più sfittici, sono i tessuti, e quindi la guarigione è più lunga. Come il paziente, per esempio, che ha il diabete. Il diabete è uguale, c'hai dei picchi glicemici nel sangue che portano a un rischio di infezioni un po' maggiore, ok, neanche tanto, un po' maggiore, e quindi è meglio in quel periodo che tieni la glicemia controllata. Oppure ci sono dei pazienti che gli si apre la ferita, stanno fumando in quel momento e a quel punto gli puoi infettare l'innesto osseo, per esempio. Ok? Siamo tutti adulti. Nel senso, tu sai quello che ti succede se fumi, ce lo disegnano anche sul pacchetto di sigarette. Poi se vuoi fumare, se vuoi, fuma. Però è importante che sai che non ti farà bene. Non è che non. Gli interventi si possono fare, gli interventi si possono fare. Ma io ti faccio firmare un foglio dove non devi fumare. Poi se tu puoi fumare è un problema tuo. Ognuno è libero, non è che venga a casa, ti controllo se stai fumando. Ok, la soluzione non è controllare, la soluzione è cambiare invece la psicologia, come la lezione che sto facendo oggi, che la stiamo registrando. Ed è una lezione questa che aiuterà molti fumatori magari. E noi facciamo gli impianti, le chirurgie e le protesi, ma poi per questi problemi cercate un centro antifumo. Ce ne sono tantissimi, in ogni regione ce n'è uno di centro antifumo. Loro fanno questo.
si cerca un centro antifumo, si va con uno specialista in questo a analizzare qual è il problema, iniziano da quanti anni fumi, come hai iniziato a fumare, perché ti senti figo fumando o perché ti senti bene fumando, allora cos'è che ti fa stare male? Inizia a lavorare su quello, sul dolore, sul pain, del perché fumi e quando fumi, perché lo stai facendo. E vai in quei momenti a fare delle cose diverse che ti fanno fare un cambio di percezione di quello che è la sigaretta per te, e soprattutto mettere dentro delle cose piacevoli che ti fanno poi dimenticare quella. Ma loro sono specialisti in questi. Ok, c'è il numero verde, si chiama il numero verde e si fissa magari nella propria regione un colloquio. Tanto 6 mesi di attesa, 3 mesi di attesa, comunque passeranno. Avete fatto una visita dall'endocrinologo nella vita o dall'ortopedico o dal dentista? Fatela anche da un medico che collabora, che ha smettere di fumare. Hanno psicologi, hanno medici che fanno quello tutti i giorni. Noi facciamo i denti tutti i giorni, loro aiutano le persone a smettere di fumare tutti i giorni. Fai i denti, fai anche questo, fai 30, fai 31. A quel punto è una cosa che io prenderei in seria considerazione se fossi un paziente che sta mettendo le gambe, che ne so, ho la macchina nuova, la Ferrari, mi faccio il corso di guida veloce. È un investimento il corso di guida veloce. Invece che magari andare con la Ferrari in sterrato, è alta la probabilità, l'assicurazione ti copre, sì, però è meglio se non ci esci fuori strada, meglio di dover riintervenire, aggiustare, togliere impianti, ricostruire di nuovo un'altra volta l'osso e fare poi gli zigomatici. La prevenzione serve, ma la ser prevenzione è un modo diverso di ragionare delle persone. Invece una persona che non pensa a prevenire, oppure che non è messa nelle condizioni di fare prevenire, delle volte è una persona anche che non pensa poi a riprevenire, che perché è abituata, che ne so, a guidare a 180 all'ora. Se rompi la macchina, faccio la macchina nuova, riprendi a 180 all'ora. Fai coincidere la macchina nuova con nuove abitudini.